contento per i tre punti, contento per questi Eurogol visti o arrabbiato per i primi 15 minuti del secondo tempo? Sono contento a prescindere, non neanche arrabbiato dei 15 minuti, devo dire la verità. Questa squadra ha dimostrato anche forse un forte carattere, perché ribaltare al trentesimo, rifare due gol, è vero, due grandi gol, ma poi i gol si fanno, bisogna farli, sono stati bravi giocatori e sono contento per il risultato e per il carattere. Dell'Icarri ha scovato, non so da dove, Brando Moruzzi, Zeman dopo due giornate gli ha dato fiducia, arriva il gol al 90° e che gol? Vabbè, è un giocatore che ho seguito particolarmente, è un giocatore che sapevamo che poteva far bene col nostro allenatore, è un giocatore che ha carattere, lo si è visto oggi, ma lo sapevamo, continuiamo a farlo allenare, ad aspettarlo, perché stiamo parlando comunque di un giovane. Dell'Icarri, prima di ritornare a parlare della partita, poi ci sarà una domanda da studio di Massimo e Fabio Ferraresi. Pescara verrà nuovamente penalizzato, vuol dire che ha giocatori importanti, però ne perderà tre per le nazionali. Ora Staver probabilmente è il quinto centrale, però a Cornero e Tungjov due partite è una cosa che pesa. Beh, è una cosa che pesa, ma abbiamo una rosa abbastanza ampia, rientreranno tutti, rientrerà Franchini, quindi non avremo il problema di sostituire i giocatori. È normale che oggi per quello che ha fatto vedere Tungjov, per quello che fa vedere a Cornero, ma anche gli altri, da Cangiano a Merola a Masala, non ci preoccupiamo di sostituire i giocatori. Forse oggi è mancato il tridente offensivo all'inizio? Forse, ma abbiamo avuto comunque occasioni per far gol, per sbloccare la partita, non siamo stati bravi, ma come al solito continuiamo a peccare nel mangiarci tanti gol. Massimo o Fabio per sì, io, Daniele Dell'Icarri. Velocemente una considerazione con Daniele. Ieri noi ci sentiamo spesso, insomma, alla vigilia di ogni partita, gli dicevo, secondo me il Gubbio si schiera col 4-2-3-1 con Boulevardi, che va un po' a dare fastidio al nostro regista, e magari per cercare di riproporsi, perché ce l'ha queste qualità. È andata così, anche se poi il piano partita non è stato proprio eccezionale nel primo tempo. Daniele, mi dai atto che avevo indovinato, no? Sì, è vero. Da parte del Gubbio, poi sinceramente il primo tempo abbiamo veramente subito niente, perché siamo stati bravi a essere compatti, abbiamo fatto una buona partita soprattutto il primo tempo, poi il secondo tempo siamo calati molto, lui ha cambiato i giocatori, ha rimesso la squadra in un'altra maniera, poi si è rimesso 3-5-2, insomma ha cambiato parecchio, ma il Gubbio cambia parecchio anche durante la settimana, durante le partite. C'è una domanda per chiudere e salutare Daniele. Ah, c'è una domanda di Fabio, sì. Vai, poi no, chiudo io. Direttore, volevo chiedere soltanto se è rimasto soddisfatto di come è entrato in partita Tomassini, visto che comunque era da un po' che lo aspettavamo. Sì, beh, adesso siamo consapevoli che dobbiamo recuperare tutti i giocatori che hanno fatto poca preparazione, sono in condizioni non ottimali, sicuramente è un giocatore che su cui puntiamo molto, come tutti gli altri. Allora, io chiudo così, approfitto di Daniele Dell'Icarri, non direttore ma ex difensore, perché il secondo gol subito parte da un errore di Squizzato, ma nel primo il Pescara, palla scoperta, era messa un po' male, è stata imbucata male. Di chi è l'errore lì? Sui due gol ci sono tanti errori quando si subisce. Guardiamo il primo, quello senza la palla. Ma avere una palla scoperta, il difensore deve scappare, la prima cosa che deve fare, Riccardo ha deciso di lasciarlo pensando che fosse in fuorigioco, ma non lo era. Come era successo ad Avellino l'anno scorso con il Giuliano. Capita anche in quella situazione come Giuliano. Ma al di là di come Giuliano, come non Giuliano, noi dobbiamo essere bravi a essere compatti, perché subiremo molto meno di quello che vediamo.